Sì all'eolico offshore, questo il titolo, se così possiamo dire, di questo flash mob di questa mattina a Pescara. Quali i motivi? Sì, a bordo di Goletta. Per quest'anno viaggerà il tema di questa campagna che promuove eh, l'eolico offshore. Naturalmente il nostro obiettivo anche qui in Abruzzo è quello di promuovere eh, l'eolico, eh, sia quello in terra che quello in mare, oltre alle altre fonti rinnovabili che ci sono in programma qui in Abruzzo, perché l'obiettivo è quello di liberarci dalle, dalle fonti fossili. Eh, quindi promuoviamo anche su Goletta quest'anno questa campagna. Goletta Verde in Abruzzo, eh, mare pulito nella nostra regione, questo già è un buon segnale. Certo, domani verranno presentate a bordo di Goletta eh, poi tutte le, le campionature che sono state fatte sulla costa abruzzese. Per quanto riguarda il flash mob di oggi, si parla di eolico, negli anni scorsi si era parlato della possibilità di alcuni impianti tra Abruzzo e Molise, a che punto siamo? Allora, noi cerchiamo adesso anche con questo flash mob di promuovere una velocizzazione del, del, di, 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 questi, di questi impianti. Perché già in passato, purtroppo, a causa della moratoria è stato perso un po' di tempo. Quindi cerchiamo di eh, portarci avanti per eh, velocizzare un po' quelle che sono le, le pratiche, per, eh, per anche per portare avanti gli obiettivi dell'Italia, che sono quelli di portare il paese a emissioni zero entro il 2050. Noi dobbiamo accelerare la transizione energetica. Per farlo, dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili. Tra le fonti rinnovabili, l'eolico le offshore. Quello che chiediamo noi come Lega Ambiente, come Goletta Verde, oggi qui a Pescara, nel suo primo giorno di tappa, è conoscere quelli che sono i progetti a livello nazionale e, insieme ad amministrazioni e aziende, renderli dei progetti davvero sostenibili. In Abruzzo al momento non ci sono progetti, ma speriamo che anche l'Abruzzo, la Regione, si decida ad investire su questa fonte. Sostenibile e di, legata alle energie rinnovabili e che ci permetta di arrivare all'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2030.